Ciao ragazzi, finalmente la Maurino School è tornata con i tutorial. Siamo tornati in quarantena e quindi ho molto più tempo, ma in particolare sono finite le gare che sono andate benissimo. Devo dire che i piloti della Maurino School si sono comportati tutti molto bene, hanno primeggiato in tutte le categorie e quindi sono contentissimo. Ma adesso è venuto il momento di dedicarmi di nuovo un po' a voi appassionati per alcuni tutorial e in particolare all'incubo di tutti, lo spostamento. Tutti quelli che sono venuti a fare le scuole da me hanno tutti il problema che non sanno spostare, o meglio, mi chiedono come si fa. Io ve lo insegnerò in due puntate: prima lo spostamento della ruota anteriore e poi lo spostamento della ruota posteriore. Ma mi dovete promettere una cosa, che vi dovete allenare, perché lo spostamento è come l'equilibrio, se non l'allenate non riuscirete mai a farlo. Quindi non vi dovete scoraggiare se non ci riuscite le prime volte, vi dovete far aiutare, come vi farò vedere, ma dovete cercare di impegnarvi, altrimenti non vi insegnerò più niente. Come potete vedere, ci troviamo nel campetto in cui faccio le scuole, ok? In un posto completamente in piano, ed è proprio lì che dovrete andare a provare gli spostamenti. Questo vi faciliterà perché in questo momento, dove siete di nuovo non rinchiusi dentro casa, ma comunque non avete la possibilità di andarvi a allenare, potete cercarvi o un piazzale o appunto anche un prato come questo per fare gli allenamenti, ok? Quindi adesso partiamo subito con il tutorial per capire come si sposta la ruota anteriore. Allora, nelle scorse puntate vi avevo già fatto un tutorial dentro casa per spiegarvi come spostare la ruota anteriore. Fuori non cambia niente, non è che se siamo all'aperto cambia qualcosa. Ma attenzione, mi sono accorto che facendo tantissime scuole, il problema più grosso è che avete difficoltà a comandare più cose, quindi nel momento che la moto è spenta vi trovate abbastanza a vostro agio. Già se la moto è accesa, quindi avete da tenere il dito sulla frizione e tenere l'equilibrio con la frizione, l'acceleratore e i freni, andate molto in confusione. Per questo che probabilmente tanti hanno provato nel lockdown, nel passato lockdown, con il motore spento, poi hanno riprovato con il motore acceso, quindi con la moto in movimento, e si sono trovati in difficoltà. Perché questo? Perché per fare lo spostamento, quello che avete imparato nel lockdown, quindi col motore spento, vi dovete fermare. Quindi prima vi fermate, trovate l'equilibrio, che in teoria dovreste già averlo, anche perché se volete spostare dovete avere un minimo di equilibrio. E poi cominciate a fare lo spostamento, mentre tanti di voi cosa fanno? Arrivano e cercano di spostare già in movimento, e questo è sbagliatissimo. Lo spostamento dinamico è un altro. Adesso facciamo un piccolo riepilogo dello spostamento da fermo, quello che potete provare adesso a casa vostra, ok? Allora, come prima cosa vi dovete mettere in equilibrio sulla moto, e lo dovrete fare col davanti sterzato. Non vi preoccupate di cercare già di farlo col davanti dritto, se no non ci riuscite, altrimenti vi dovete far aiutare da qualcuno. Quindi se partiamo col davanti sterzato in questo modo, il primo problema che incontrate è quello che dovete raddrizzare il davanti per spostare. Non dovete spostare così col davanti sterzato, assolutamente dovete imparare a raddrizzare il davanti, e questo è già un primo scoglio da superare. Cosa bisogna fare? Per raddrizzare davanti non dovete sforzare sul manubrio, quindi spingendo con, in questo caso, il davanti sterzato verso sinistra. Non dovete spingere col braccio sinistro per raddrizzare il davanti in questo modo, ok? Perché altrimenti la moto cosa fa? Fa molto attrito per terra, e se vi trovate in una situazione come questa, che c'è la terra, può darvi dei problemi. Quindi cosa bisogna fare? Bisogna tirare un po' di più col braccio destro. Con questo braccio qua si tira davanti in maniera che si va in posizione più arretrata, e da questa posizione si comincia a fare dei piccoli spostamenti. Piccoli spostamenti, non dovete fare così, ok?
ok? Dovete farli piccolini. Quindi sfruttate bene il vostro equilibrio e andate avanti e indietro. Questo deve essere, vedete che è piccolo movimento, piccolini, perché altrimenti perdete l'equilibrio, ok? Mi raccomando, il piede sul freno dietro. Se non ci riuscite dovete mettere la marcia, questo l'avevo già spiegato, però è fondamentale tenere bene il freno posteriore e anche quello anteriore. Questo per quanto riguarda lo spostamento a motore spento. Cosa cambia col motore acceso? Adesso lo vediamo. Allora, supponiamo che dobbiamo arrivare da questa curva, spostare un po' il davanti perché non riusciamo a girare, quindi spostare un po' il davanti e superare il tronchetto con la moto accesa, ok? Quindi cosa dobbiamo fare? Ci dobbiamo avvicinare all'ostacolo, quindi arrivare nel punto in cui vogliamo spostare, ci fermiamo, tiriamo la frizione, perché già partito non è così scontato tirare la frizione, e da quel momento lì che siamo in surplus cominciamo a spostare piano piano il davanti. Quando vediamo che più o meno la moto gira possiamo benissimo andare via, quindi non dovete per forza fare 60.000 spostamenti, ne fate un paio piccolini, quando vedete che riuscite a girare partite e andate via, ok? Adesso ve lo faccio vedere in moto. Allora, arrivo da una curva, vedo che non giro, mi fermo un attimo sul plus, raddrizzo davanti e sposto sempre col freno dietro. Quando sono pronto parto e vado. Faccio vedere ancora una volta. Arrivo, mi fermo, trovo un attimo l'equilibrio. Da qua, con la frizione tirata, sposto davanti. Quando sono dritto vado via. Il primo errore che non dovete mai fare è questo, di arrivare e far così. Ok? Prima vi dovete fermare, altrimenti perdete subito l'equilibrio. È molto importante fare subito questa cosa. Altro errore è quello di arrivare in frenata, quindi quando si va a frenare cosa si fa? In automatico ci spostiamo avanti sul manubrio. Questo è l'errore più classico. Se voi vi spostate avanti col manubrio, poi fate questo movimento qua. Da qua fate così. Ok? Mentre invece lo spostamento della ruota anteriore, ve lo ricordo ancora una volta, va fatto in questa posizione, in maniera che la ruota davanti sia molto leggera. Ok? Molto leggera. Quindi vi faccio vedere l'errore che fate ed è questo. Arrivate, frenate, vi spostate in avanti, poi da qua fate così. E poi mettete il piede. Invece bisogna arrivare, mi fermo, sto indietro col corpo, sposto in avanti e vado via. L'altra cosa che vi mette molto in confusione è se appunto fare uno spostamento dinamico o uno più statico, come vi ho appena fatto vedere adesso. Perché? Perché voi negli allenamenti, vedete tutte delle persone che cosa fanno? Che spostano la ruota anteriore lasciando andare la frizione. Quindi cosa fanno? Arrivano un attimino prima dello spostamento e poi per spostare la ruota davanti lasciano andare la frizione e quindi vanno in avanti, quindi alzano la ruota anteriore e la fanno cadere più avanti. Questo può funzionare su uno spostamento dinamico dove dobbiamo dare un colpettino per correggere il davanti e poi proseguiamo nella curva. Ma se voi avete uno spostamento quasi di 90 gradi, quindi arrivate dritto e vi dovete girare là, è inutile che lasciate andare la frizione tutte le volte, perché altrimenti andate sempre più avanti, rischiando di arrivare contro la fettuccia. Se lì ci fosse la fettuccia, come fanno tanti che lasciano andare la frizione, gli andrebbero contro. Poi dovrebbero tirare indietro la moto per poi ripartire. Quindi, se lo spostamento è uno spostamento a 90 gradi, come questo, quindi si arriva da là, si sposta, si deve andare via sul tronco, dovete farlo da fermi, quindi arrivate, vi fermate, dopodiché spostate la ruota anteriore.
Adesso vi faccio vedere cosa dovete fare ancora una volta e cosa invece fanno in tanti. Allora, il giusto è questo: arrivare, come ho fatto vedere prima, mi fermo, trovo l'equilibrio, sposto davanti, piano piano, giro, 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 e dopodiché vado via. Quelli che invece sbagliano fanno così, arrivano qua e fanno questo. Qual è la differenza? La differenza sta che loro cercano di sollevare la ruota anteriore non sfruttando le sospensioni, ma usando la frizione, quindi danno dei piccoli colpi di frizione per sollevarla. Ma non c'è bisogno, perché se fatto nel modo giusto, quindi stando arretrati col corpo, e le forcelle ci danno una grossa mano, perché tutte le forcelle adesso funzionano bene, dobbiamo semplicemente schiacciare la ruota, la forcella, e con il ritorno sollevarla spostando il peso indietro. E poi è abbastanza semplice, però mi raccomando, non vi dovete fare scoraggiare se non ci riuscite le prime volte. Adesso, per farvi capire la differenza anche dello spostamento dinamico, ci spostiamo in un altro posto e vi faccio ancora vedere cosa si intende per spostare solo un pochettino la ruota anteriore. Quindi in questo caso possiamo usare un pochettino la frizione per correggere la traiettoria, ok? Allora, vediamo in una situazione reale come questa. Dobbiamo scendere, arrivare fino qua e spostare la ruota anteriore per poi proseguire e andare sulla salita. Quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo riuscire ad arrivare fino qua e poi sollevare il davanti per andare via. Questo è molto difficile da fare con i freni. Perché? Perché ci troviamo già anche un po' leggermente in discesa, quindi dobbiamo fare molta forza. In questo caso possiamo farci aiutare dalla frizione. Adesso vi farò vedere come bisogna fare. Allora, voi arrivate da questa situazione, scendete, arrivate fino al fondo, vi fermate un secondo. Da qua dovete fare questo: prima la moto va a destra e poi va a sinistra. Faccio rivedere, arrivo, la moto va a destra, poi vado a sinistra. Come potete vedere, questo non è un movimento così banale, perché se non fate correttamente lo spostamento della moto verso l'esterno e poi all'interno, la moto vi andrà quasi sempre dritta e quindi non riuscite a spostare la ruota davanti. Questa è però una cosa che vi spiegherò un pochettino più avanti, per questo che vi dico, dovete imparare prima lo spostamento più semplice, quindi quello con i freni, dopodiché passeremo a questo qua, che è uno spostamento dinamico un pochettino più difficile da fare. L'ultima cosa che dovete capire, e questo lo capirete nella prossima puntata dove vedremo lo spostamento della ruota posteriore, è che noi normalmente cosa facciamo? Quando scendiamo spostiamo un po' la ruota posteriore e poi tiriamo subito quella anteriore, in maniera che questo spostamento avanti e indietro ci permette di sollevare ancora più facilmente la ruota davanti. Per questo si chiama spostamento dinamico. Spostiamo la ruota dietro, appena a terra tiro subito il davanti. Ma questo lo vedremo nella prossima puntata. Adesso ve ne do un piccolo accenno per stuzzicarvi, farvi capire di cosa parleremo appunto nella prossima puntata. Bene, io penso che per oggi il tutorial sia finito, spero di avervi fatto capire bene come funziona lo spostamento della ruota anteriore. Mi raccomando, dovete allenarvi, se non ci riuscite da soli fatevi tenere il parafango da qualcuno, in maniera che cominciate a spostare la ruota anteriore con il davanti dritto. Ce l'avete una moglie, no? Quindi vi dite, ascolta, vieni a darmi una mano, in maniera che vi fate aiutare da qualcuno. Poi piano piano imparerete da sole, ma non vi scoraggiate se non ci riuscite subito. Mi raccomando, continuate a seguirmi, che finalmente andrò avanti con i tutorial fino a quando ci sarà lockdown.
Quindi seguitemi. Ciao ragazzi, mi raccomando, schiacciate anche il mi piace. Ciao ciao!